è stato ucciso in pieno centro a Raffadali, nell'Agrigentino, Gabriele Rampello, di 24 anni. A sparargli contro 15 colpi di pistola il padre Gaetano, assistente capo della polizia. Dopo la sparatoria l'uomo è fuggito e i carabinieri, come si vede in queste immagini girate dai passanti, lo hanno fermato mentre aspettava l'autobus che lo avrebbe portato a Catania, dove era in servizio. È stato lo stesso poliziotto a confessare l'omicidio. Gli inquirenti stanno setacciando la vita del ragazzo e i rapporti familiari. Gabriele, spiegano, soffriva di disturbi psichici e avrebbe risentito della separazione dei genitori. Inoltre viveva da solo e si manteneva con le risorse che gli passavano padre e madre. Proprio questa mattina aveva chiesto al papà 50 euro. Non avendo ottenuto tutti i soldi richiesti, Gabriele ha strattonato in piazza il padre, che sulle prime si è allontanato e poi è tornato indietro e ha ucciso il figlio con la pistola d'ordinanza. Tutto registrato dalle telecamere di sorveglianza della zona. Frequenti le liti tra padre e figlio, un giovane che il disagio mentale aveva reso anche aggressivo. Diverse le denunce per stalking. La tragedia arriva a pochi giorni da un'altra strage familiare nell'Agrigentino, quella di Licata, in cui un uomo ha ucciso 4 familiari e poi si è tolto la vita. Questi tragici fatti che hanno interessato la provincia di Agrigento sono verosimilmente frutto di una crisi del sistema sociale e del sistema familiare. Probabilmente il sistema in senso lato non è in grado di contenere questi malesseri.